Jam TV. Ciao, bentornati su Jam TV. Si è conclusa a Barcellona la 18ª edizione del Primavera Sound, uno dei festival musicali più importanti e più seguiti a livello europeo. Anche questa edizione ha visto una grandissima affluenza di pubblico e la presenza di moltissimi artisti a livello internazionale. A raccontarcelo un cronista d'eccezione, il giornalista e critico musicale Enzo Gentile. Reduce dalla 18ª edizione del Primavera Sound, il festival che si tiene a Barcellona sempre tra fine maggio e inizi di giugno. È forse la manifestazione musicale tra rock e dintorni più interessante, più avvincente e meglio organizzata in Europa. But this place here is no friend of mine. Anche quest'anno non ha deluso, circa 250.000 persone si sono distribuite nei tre giorni clou, una dozzina di palchi affacciati sul mare nel Parco del Forum a Barcellona, anche una location eccellente con giornate di sole, poi luna quasi piena, insomma di più non si poteva attendere. Il programma buono, molto fitto, con alcune eccellenze, ad esempio di sicuro Nick Cave, che è in uno stato di grazia esaltante, e poi un po' di concerti molto curiosi, di quelli che magari non passano in Italia. Ci sono ricerche molto specifiche sugli indipendenti, buoni Arctic Monkeys, molto interessanti gli Sparks, che non vedevo da tantissimo tempo, e poi una pattuglia femminile molto densa, da Björk a Oumou Sangaré dal Mali, una grandissima chanteuse africana, e poi Lord, Lick, che forse sono la deriva pop meno intrigante di tutta la compagnia. Molto buoni i due italiani tra i presenti che ho fatto in tempo ad ascoltare, Guano Padano e Cesare Basile. Il contenitore è perfetto, una macchina da guerra con i concerti che iniziano puntualissimi, finiscono senza una sbavatura, senza un fischio, senza nessun intoppo. Forse il calendario altri anni è stato più convincente, spero che non ci si diriga troppo verso una componente commerciale che quest'anno un pochino si è affacciata, e comunque vedere insieme su due palchi separati ma insomma nella stessa line-up Jane Birkin con grande orchestra a cantare le canzoni di Serge Gainsbourg, e poi la figliola Charlotte Gainsbourg con la sua band, insomma è stata sempre una bellissima sorpresa che ha fatto piacere a tutti i presenti.